Allora, la scelta strategica di ABB è stata quella di aiutare il cliente, quindi supportare il cliente in un'analisi di determinare la propria consapevolezza verso l'efficienza energetica. Come l'abbiamo fatta? L'abbiamo fatta proprio creando una metodologia composta di audit energetici che potesse aiutare il cliente in varie fasi, in vari step, proprio a fare queste analisi. Quindi le metodologie oggi sono tre: una metodologia determinata su quella che è una logica qualitativa, chiamata check-up, quindi che permette di analizzare anche in un aspetto normativo di 16001 o la futura ISO 50001, una logica pura qualitativa e di valutare nel proprio processo interno quali sono le potenzialità di miglioramento nella logica di efficienza energetica. La seconda metodologia è quella quantitativa e quindi permette, attraverso una serie di dati che vengono in qualche modo raccolti dal cliente attraverso sistemi automatici o manuali, permette di determinare quelle che sono le potenzialità a livello dell'applicazione di determinate soluzioni. Quindi il cliente riceve attraverso questa metodologia una logica di una lista, chiamiamola lista della spesa, quindi una lista di opportunità che possono essere proprio misurate anche in una logica di ritorno di investimento, quindi viene analizzata l'opportunità di installazione, viene analizzato il costo e il suo vero ritorno in fattore in una logica quindi di economicità stessa. L'ultima tecnologia è quella proprio in cui l'audit va sempre più approfonditamente ad analizzare alcune opportunità impiantistiche sempre più grosse attraverso un concetto di feasibility study. Cioè, cosa significa feasibility study? Sono degli studi propri di fattibilità, quindi studi di progettazione mirati in alcune soluzioni che possono permettere al cliente una visione molto più ampia delle singole attività legate a prodotti o specifiche soluzioni. Quindi se volete, una visione di sistemi, una visione proprio molto più allargata. Ecco, questi sono tutti i supporti che diamo in una logica di audit, in una logica di portare la consapevolezza del cliente verso un'apertura veramente a 360 gradi. Una cosa fondamentale è che l'attività non si basa solo sulla parte elettrica, ma vuole avere la sua completezza in un'analisi di tutti i vettori, quindi come parte elettrica, come parte gas, come parte acqua, quindi tutti i vettori energetici vengono proprio presi da un punto di vista di analisi, in un'analisi di bilanci energetici, in un'analisi, se volete, di perdite. Quindi si va proprio a misurare e a verificare proprio opportunità di miglioramento e quindi di efficienza energetica. Un ultimo settore che viene sempre preso in considerazione non è solo la parte, se volete, tecnologica, ma anche da un punto di vista gestionale. Quindi andiamo a valutare anche da un punto di vista organizzativo interno tutte le logiche proprio che possano, attraverso una serie di attività, portare il cliente a migliorare anche sotto l'aspetto gestionale, perché chiaramente quando si parla di efficienza energetica non possiamo limitarci solo a discorsi di tecnica, ma dobbiamo anche guardare il lato gestionale, che è fondamentale proprio in una logica completa. Ecco perché parliamo sempre di una logica integrata in una metodologia che possa essere oggi la ISO, che possa essere oggi la EN 16001 e comunque un domani, per non dire domani mattina, la futura quindi ISO 50001.